In diretta da Castelfranco Emilia, Modena, al via la seconda giornata dei mondiali antirazzisti. Da ieri sera, principalmente in piazza antirazzista, si sono susseguiti dei dibattiti, workshop e talk. Oggi, da qualche minuto, sono cominciate invece la parte più sportiva dell'avvenimento. Dopo un grande acquazzone, il sole si è fatto vedere e le squadre sono scese in campo. Più di 130 squadre da tantissimi paesi d'Europa e del mondo si stanno affrontando sugli 11 campi del Castelfranco Emilia. Seguiamo le partite in diretta. Sentiamo i cori dei tifosi dello United of Glasgow, la squadra che sta giocando in maglia bianca. Come vediamo anche in campo, le squadre possono essere composte da solo uomini, solo donne o anche miste. Non c'è assolutamente limite di età, infatti tutti possono giocare, dai più piccoli a quelli che non lo sono più troppo. Vediamo nel prossimo campo il riscaldamento delle squadre che si accingono a entrare in campo.
partite di calcio continueranno fino alle 7 di stasera e domani dalla mattina si prenderanno piede anche i tornei di basket, di pallavolo e di rugby. La giornata proseguirà anche con degli eventi sempre in piazza antirazzista, come workshop e presentazione di libri. Dai campi di Castelfranco Emilia per ora è tutto, ci vediamo domani con una prossima diretta sempre dai campi di calcio, grazie e restate informati.